Che la prima di campionato non sia mai facile non è un mistero, confermata la regola, ieri nella gara tra Vigevano, neopromossa, e gli squali di Trapani. Una partita godibile, punto a punto per buona parte del match, con Trapani che prova a dare una spallata nel terzo periodo per affondare il colpo nell'ultimo, in cui ha stretto le maglie in difesa e ha continuato a puntare sul talento indiscusso del roster. 26 punti per Notei, 19 per Imbrò, in campo, seppur per pochi minuti, anche il capitano Marco Mollura. Un esordio positivo, quindi, nella consapevolezza che chi giocherà contro Trapani venderà cara la pelle. Analisi lucida, quella di coach Parente al termine della partita. Complimenti a Vigevano. E prima di parlare della partita, era tanti anni che non venivo. E un posto dove la Serie A deve essere di casa. L'impianto è bellissimo, la gente è tifo clamoroso. È proprio bello giocare in questa atmosfera. E non lo dico perché poi alla fine abbiamo vinto, ma credo che ogni giocatore sia contento di giocare in un'atmosfera del genere. Complimenti davvero, e lo dico prima, in bocca al lupo per il proseguo, ma secondo me vincere qui non sarà da tutti. Parto da qui, non sarà da tutti, un po' perché era la prima di campionato, Vigevano comunque viene da un campionato vinto, quindi ha una mentalità vincente, sappiamo l'ambiente. Noi siamo entrati scarichi, soprattutto nella parte difensiva. In attacco poco disciplinati, abbiamo retto per talento individuale. Terzo e quarto meglio in difesa, credo che poi la differenza sia stata fatta dalle rotazioni. Questo è un dato di fatto. E dobbiamo fare assolutamente meglio. Quello che ho detto in spogliatoio è che questa è una lezione, tra virgolette, gratis. Nel senso che portiamo a casa una vittoria, ma dobbiamo fare sicuramente meglio su tutte le fasi del gioco. Aspettiamo un giocatore che andrà inserito, che è una pedina importante, il giocatore che ci darà profondità. Dobbiamo riaspettare Mollura, oggi gli ho fatto assaggiare il campo, ma non è ancora pronto. E dobbiamo anche abituarci a giocare con rotazioni lunghe, cosa che non è successo in precampionato. Quindi sono tutte cose che dobbiamo assimilare, tutte cose che devono passare da settimane di lavoro importanti, e permettetemi di dire che ora non vediamo l'ora di giocare in casa, soprattutto martedì, finalmente di entrare nel nostro palazzetto, visto che siamo nomadi da un mese e mezzo, e quindi non vediamo l'ora di stare veramente a casa nostra.